Amore, com'è andato il lavoro? Bene, bene. Ti vedo preoccupato. C'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non va. Sono cose da uomini. Tu fai la moglie. Il bambino come sta? Ma molto bene. Anzi, lo vogliono vedere? Non annoiare i signori, avanti su, pantofole e pipa. Quale pipa? Non c'è in casa una pipa. Sì, niente pipa, potrebbe dar fastidio al bambino. Anzi, sai cosa ti dico? Da oggi non fumo più. Bravissimo. No, non mi ricordo più, sono le pantofole. Ah, scusa amore, le avevo prese io. Cos'è questa foto? Questa è una foto del nostro matrimonio. Piuttosto fastoso. Ci si sposa una volta sola. Questa è mia moglie durante il viaggio di nozze. Siamo ad Acapulco. Come vedete, il tempo sembra essersi fermato. Qui sono io, sempre ad Acapulco. Mi tuffo da una rupe con due torce. L'ho fatto anche con tre, una in bocca. Una volta l'ho fatto con quattro, due in mano, una in bocca e un... Prego, accomodatevi, accomodatevi. Scusi, signore. Scusate, ma come mai in tutti questi anni non avete mai avuto un figlio vostro? La mia signora ha dei problemi di utero. Anziché averlo normale, cioè frastagliato, lei ha come due tonsille e poi, anziché avere le tube, ha un tubo solo, esterno, ma sarà una roba... Faglielo vedere. È timida. Scusate ancora, ma la vostra vita sessuale è sufficientemente armoniosa? Ma non ha visto la fotografia? A me questa donna fa impazzire. Ma adesso aspetta un bambino. No, è un fatto nervoso, è tutta aria, è l'unico difetto che ha. Ma quando arrivano quei momenti... Un disastro questo. Disastro. Ma in 25 anni, nessun trauma nel vostro rapporto da mettere in pericolo la concretezza del matrimonio? Mai. E invece sì. Una volta ha fatto la valigia perché voleva andarsene. Vabbè, poi sono rimasto. Sì, lo sa signora perché è rimasto. Perché dal cielo è arrivato quell'angioletto. E l'arrivo di un bambino alle volte salva una coppia in crisi. E ha rifondato completamente il nostro rapporto d'amore. Vero? Va bene, a noi basta così. Vero, dottoressa Luisi? Sì, è sufficiente. Ma scusi, come siamo andati? Il giudizio è positivo. Ma va? Ma certo. Sì, ma meglio io o meglio lui? Luigia. Beh, diciamo che vi completate a vicenda. È vero. Potrei dire anche di più. Per me voi siete una delle poche coppie ideali. Grazie. Grazie veramente. Madame. Arrivederci. Arrivederci. Oh, scusami. Prego. Accomodate. È nostro per tutta la vita, per tutta la vita nostro. Auguri, tanti auguri. Grazie. Boh. Bello piccolino. Sei contento che saremo sempre insieme? Sei contento? Vuoi vedere la televisione? Ecco, sì, subito. La televisione. Ecco, guarda. Ed ecco la foto del piccolo scomparso il 2 luglio in una carrozzina blu rimasta incustodita nei pressi del fiume.
Il bambino, che ha 6 mesi, al momento della scomparsa indossava un pagliaccetto a strisce bianche e celesti e un bavaglino bianco con delle farfalline disegnate. Ma assolutamente no, no. Ed è un bellissimo bambino, come potete vedere dalla foto. Chi avesse notizie del bambino è pregato di mettersi in contatto con la nostra redazione. Non sono cose che ci riguardano. E adesso vi trasmettiamo un appello dei genitori. Sono la mamma di Corrado. Poi non mi direi che questo ha la faccia di uno che si chiama Corrado, no? Io e il papà di Corrado abbiamo passato un momento difficile, di stupida incomprensione. E appena ci siamo riuniti... Anche noi? Sì, no, noi sinceramente eravamo separati e siamo usciti. Grazie a lui, che non è lui. Chiunque l'abbia preso, chiunque l'abbia trovato, pensi a quello che stiamo passando. Vi prego, aiutateci. Ridateci nostro figlio. E ora è il nostro bambino. Il nostro ce l'hanno appena dato. Sì, è vero. Quelli che se ne hanno dato 10 minuti fa. E poi, qui è tutto. Cosa gli manca? Casa dovrebbe essere questa. Eccolo qua. Lo so, lo so. Dispiace anche a noi. Lo so, anche a me. Dai, non fare così. Dai, suona, su. Vabbè, ma... suona tu, scusami. E allora suoniamo insieme. Vabbè, se vuoi... Mi raccomando, non ti commuovere. Vabbè. Ciao, Ciao, Ciao. Ah, scusa, sì, appunto, c'è un ci sono un sacco di cose ancora da dire che non abbiamo chiarito. Ma però... Vabbè, ciao. Ciao. Ma non sarebbe il caso. Magari tu gli vuoi lasciare il numero. Ciao. Via, via! C'è Corrado! Tesoro della mamma, vieni qui, amore mio. Corrado, vieni dal papà, bello. Finalmente sei tornato a casa. Finalmente ce l'hanno riportato, sei contenta? Sì, da morire, tu? Anch'io. Corrado, dolce. E dove sei stato? Abbiamo portato tutto? Sì, proprio tutto. Finalmente sei qui. Ma cos'è? Amore. Andiamo, va. Andiamo.